siamo alla libreria Io ci sto, un giorno particolare, non solo una presentazione, non solo raccontarsi, ma il compleanno di Maurizio De Giovanni. Io sono qui insieme a tantissime persone che sono state, hanno riempito, adesso c'è un attimo di calma, ho sequestrato Maurizio De Giovanni, ve lo comunico. Non voglio parlare di libri, anche se per me, lo sai, tu sei cultura, sei libri, sei scritto, sei emozione, sei il caldo gelo che riscalda tutti noi. Non voglio raccontare di commissario o quant'altro, voglio raccontare di Maurizio. Maurizio, cuore azzurro, una forza che sei tu e il Napoli. Sì, io sono un componente di un gruppo che si chiama Malati Azzurri e quindi oggi sono qui nella funzione proprio di essere stato un componente di questo gruppo che presentava un libro che di fatto abbiamo scritto insieme, cioè col cuore, con la passione e con l'emozione condivisa. E più ancora che un libro autobiografico, perché il libro autobiografico racconta fatti della propria vita. Questo invece racconta le passioni, e racconta le passioni così come si sono create, così come hanno vissuto, così come sono cresciute, e così come un padre deve mostrarle ai propri figli. Io sono commosso dalla partecipazione a questa presentazione, avevo vicino tante persone care, e quindi credo che il miglior compleanno non si possa passare. Abbiamo avuto due torte meravigliose preparate da una tua lettrice amica, e poi la vicinanza, l'affetto alle persone. Siamo a inizio settimana. Il Napoli, questa fede azzurra, Mario. Guarda, Cuore e tormento, c'è cioè proprio. è una settimana infinita perché c'è questo fatto della nazionale della quale io proporrei l'abolizione, francamente, durante il periodo del campionato, perché sinceramente ci ha amputato un'attesa e ha prolungato, ha dilatato un'attesa che francamente è molto dura da sopportare. Io sono, come tutti quelli che erano presenti oggi, pienamente teso verso sabato alle 12:30, quando mi aspetto un bel regalo di compleanno da qualcun altro che non siano le mie meravigliose amiche che hanno fatto queste due torte assolutamente spettacolari. Quindi speriamo di poter sorridere identicamente, anzi senza voce, di poter esprimerci a gesti domenica sabato verso le 14. I tuoi splendidi figli. È emozionante anche quando scrivi sui social network quello che è l'emozione che provoca la vista di un tuo figlio, quello che è una realizzazione da un punto di vista universitario, ma anche un semplice link che tuo figlio mette o una frase che ti dedica e tu dedichi a loro. Oggi per me è importante raccontare Maurizio, un anno in più che io dico sempre non toglie e non mette, ma regala, regala Io tanto. sono molto felice della mia vita. Non è stata facile, ho fatto le mie salite, però ho avuto la fortuna di essere benedetto da due figli meravigliosi che sono straordinari in tutto, anche e soprattutto nel fatto che non hanno vergogna di esprimere l'affetto e le emozioni che provano. Quindi ci scriviamo, ma ci diciamo ancora di più. Quindi io sono un fortunatissimo papà, il resto viene tutto dopo. Possiamo dire a chi ci ascolterà, e saranno tanti giovani, anche meno giovani, che tra un po' ritorna il commissario. Sì, Ricciardi uscirà a fine giugno, inizi luglio. È una bella storia. Io la sto costruendo in questi giorni. Spero che venga fuori per come io ce l'ho nella mente. È una bella storia. I personaggi sono ansiosi di raccontare quello che gli è successo. Quindi io Me l'hai sono. detto al telefono, infatti mi hai fatto diventare ansiosa pure a me, non vedo l'ora di leggerti. Faccio il tramite e spero che sia una bella storia. Allora, io qui dalla libreria ci sto, ne approfitto, faccio gli auguri a nome di tutti a Maurizio De Giovanni, ne approfitto, gli do un bacio e a prestissimo, perché Maurizio gli ho strappato una promessa, quindi Sì, ci sì, sì, faremo sì. una bella chiacchierata io e Ci Maurizio. risentiamo molto presto. Per tutte voi. Questo sì che è un regalo. Grazie. Ciao.